Sei pronto ad aprire il cofano? Giustula moltissimi tutorial! E per i ricambi la scelta giusta è l'app Mister Auto. Pratica, veloce e più conveniente del sito. Trovi la cinghia dei servizi Volk usata in questo video solo sul sito Mister Auto e nel link nella descrizione. Prima di realizzare questa operazione, ti consigliamo di guardare la nostra guida 5 cose da sapere quando si cambia la cinghia servizi. Ciò ti permetterà di comprendere meglio il ruolo importantissimo di questo componente. Spegni l'auto. Tira il freno a mano. Per cambiare la cinghia servizi, bisogna sollevare la parte anteriore dell'auto e rimuovere la ruota dal lato del passeggero per accedervi con facilità. Svita i dadi della ruota, solleva la parte anteriore dell'auto e appoggiala sui cavalletti. Ti consigliamo comunque, prima di iniziare, di guardare il tutorial Sollevare l'auto in sicurezza. Adesso puoi rimuovere la ruota. Non dimenticarti di metterla sotto l'auto. Adesso bisogna rimuovere il parafango anteriore destro per accedere alla cinghia servizi. Per farlo, svita le tre viti usando una chiave Torx da 27. La cinghia servizi fa girare l'alternatore che ricarica la batteria, ma serve anche a far funzionare il servosterzo, il compressore dell'aria condizionata e a volte anche la pompa dell'acqua. Usa una chiave inglese da 16 per allentare la cinghia sollevando il tendicinghia tramite il suo invito. Rimuovi la cinghia. Quando cambi la cinghia servizi, devi cambiare anche il tendicinghia. Prendi una barra di metallo. Usa una chiave a stella da 16 per allentare il tendicinghia e bloccalo infilando la barra nel tendicinghia per poter accedere alla vite superiore. Usa una chiave a bussola con inserto XZN M10 per sbloccare le due viti di fissaggio del tendicinghia. Dopo averle sbloccate, rimuovi il tendicinghia. Tutti i componenti utilizzati in questa guida sono forniti dai nostri soci fidati e anche loro ci aiutano a produrre sempre più tutorial. Trovi il link nella descrizione. Trovi i pezzi e i prodotti Volk utilizzati nel video sul sito di Mister Auto e nel link nella descrizione. Prendi il nuovo tendicinghia. Puoi inserire già prima la vite e l'inserto, in modo che rimontarlo sia più facile. Monta il nuovo tendicinghia. Riavvitala con la chiave a bussola. Finisci di stringere usando una chiave dinamometrica. Usa una chiave a bussola con inserto da 15 per allentare il tendicinghia, facendo presa sul suo invito, e rimuovi la barra di bloccaggio. Prendi la nuova cinghia servizi. Fai attenzione al senso di montaggio. Le scritte sulla cinghia devono girare in senso orario. Prendi la nuova cinghia e falla passare fra i vari elementi, rispettando lo schema di montaggio iniziale. Per rimetterla in posizione, solleva il tendicinghia per far passare la cinghia per tutte le pulegge. Poi rilascia il tendicinghia in modo che la cinghia si tenda. Prima di rimettere in moto, verifica che la cinghia sia ben inserita su tutte le pulegge. Rimonta il parafango. Infine, potrai rimontare la ruota e far scendere l'auto. Operazione conclusa. Ciao, sono Nono di Usedool. Spero che questo video ti abbia aiutato a fare manutenzione sulla tua auto. Aiutaci anche tu. Contribuisci al nostro successo in modo che possiamo produrre sempre più tutorial. È semplicissimo. Basta lasciare un like, scrivere un commento e iscriversi al canale. Ci aiuta tantissimo. Ciao, grazie.